Siracusa, 14 luglio 2024. Mi trovo a Mazzarona, quartiere Grotta Santa, località Vacca Motta. Faccio questo video qui perché questo solarium è ancora in fase di realizzazione, ampiamente pagato dai contribuenti siracusani. Tra un mese, 15 agosto, sapete bene, l'estate di fatto finirà, perché generalmente dopo il 15 agosto comincia sempre il maltempo, e ancora siamo in essere, in itinere, in fase di assemblaggio. Un ritardo davvero incredibile. Io cerco nel frattempo di non cadere. Questo è un video a 360 gradi, per cui vi potete girare tutto intorno col giroscopio, col mouse, col dito, e ammirare questo panorama magnifico di una delle nostre coste siracusane, sicuramente più belle e apprezzate nel mondo. Ma torniamo a noi. Faccio questo video da questo punto. In realtà volevo iniziare a fare il video da dietro al ponticello che c'è in quella direzione. Qui si accede arrivando a Grotta Santa Mazzarona dalla parte proprio estrema della periferia. Si attraversa poi quel sottopassaggio che passa sotto la pista ciclabile Rossana Maiorca e si arriva qui. Perché non ho fatto il video dall'altro lato? Semplice. Ci sono delle persone che stanno aspettando probabilmente i capisquadra che metteranno mano qua, essendo persone che non voglio immortalare per un discorso anche di privacy, anche perché credo, non so se questi lavori vengono fatti a regola d'arte, però credo che siano delle persone che magari non avranno un regolare contratto. Io non ho idea, anzi inviterei chi dovrebbe controllare, a fine che oggi ce la si vende una giornata molto calda, tutti i lavori vengono fatti nella massima sicurezza e soprattutto tutti i lavori vengono fatti in regola. Guardando la struttura, oddio, dire che è tutta in regola, tutta in sicurezza, sinceramente non me la sento. Come dire, speriamo che questa nera pagina di sviluppo turistico della nostra provincia si chiude il prima possibile. Io credo che l'amministrazione comunale abbia fallito su tutta la linea, perché al 14 luglio non è possibile che un solarium del genere, che dovrebbe essere già realizzato ai primi di maggio, sia ancora in itinere. Quindi sarebbe gradita quantomeno le scuse alla cittadinanza con un comunicato stampa ufficiale, dove chi ha sbagliato si prenda le colpe di quello che è successo. Cosa è successo? Ma mi dicono che l'azienda che ha vinto l'appalto, che poi, attenzione, si tratta di un appalto o dell'ennesimo affidamento diretto? Sì, perché si va avanti con affidamenti diretti in questa città. Questa azienda a un certo punto abbia detto al comune: no, non lo possiamo fare, non ce la sentiamo, non abbiamo le risorse, non lo so il motivo. Fatto sta che ad oggi non c'è. Ora, in una realtà normale, imprenditoriale, questa azienda sarebbe intanto stata sanzionata facendo pagare, sicuramente avrebbe dovuto fare delle polizze assicurative, delle fideiussioni, dopodiché questa azienda dovrebbe non venire più utilizzata tra le aziende, diciamo nell'albo, nell'elenco delle aziende fiduciarie da parte del Comune di Siracusa, visto gli enormi danni anche di immagine arrecati alla cittadinanza. Ma questo avverrà un giorno, quando ci saranno degli amministratori comunali diligenti, degli amministratori comunali il cui unico obiettivo sia quello di migliorare la nostra città, di migliorare gli interessi dei cittadini siracusani. Ma per fare questo avremo bisogno di tornare a voto, avremo bisogno di un'alternativa libera da votare, che abbia le idee chiare, che non abbia scheletri nell'armadio, che parli alla cittadinanza per lo sviluppo della nostra città e non per gli interessi di qualcuno, che poi portano a queste purtroppo realtà. Io sono Salvo Russo, presidente di Alternativa Libera Siracusa. Buona giornata a tutte e a tutti. Ciao!